Giampaolo ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Predizioni Juventus PSG, ragazzi, ultima chance per giocare in Europa. O si vince questo e speriamo che il Maccabi Haifa perda contro il Benfica, oppure ce ne stiamo quarti e da adesso in poi ce ne stiamo a casa e non giochiamo manco l'Europa League. Dobbiamo vincere e comunque sperare che il Benfica, squadra che ci ha buttato fuori dalla Champions League, ci faccia un piccolo favore, spacchi la faccia al Maccabi Haifa. Ma ragazzi, ve lo dico adesso, non sarà facile né battere il PSG e non sarà facile sperare che il Maccabi Haifa non ci faccia il biscotto e ci butti fuori dalla Champions. Una di queste circostanze va a finire che si mettono d'accordo e ci buttano fuori e il Maccabi Haifa va in Europa League. Ma ragazzi, comunque conta cercare comunque di battere un PSG già qualificato, quindi se ne fregheranno a sbattimento, a vincere a Torino, ragazzi, comunque sperare che noi ci giochiamo qualcosa. Loro che sono purtroppo già qualificati col Benfica, perché non sappiamo vincere una partita, ma manco per sbagliare in Champions League, purtroppo sono già qualificati e non se ne fregheranno niente. Ragazzi, bisogna vincere, già contro il Lecce, il primo tempo, vi devo dire cosa è il primo tempo contro il Lecce. Ve lo devo anche dire, ragazzi, cioè il Lecce ha fatto il 90% del primo tempo. Cioè il primo tempo era praticamente zero, nel secondo tempo poi ci siamo svegliati, abbiamo segnato con Nicolò Fagioli e abbiamo vinto la partita, ragazzi. Però nel primo tempo, se giochiamo così, il PSG, anche qualificato, ha comunque Mbappé, Messi e Neymar, e se non stiamo attenti, come all'andata, che Mbappé, non mi ricordo, in un quarto d'ora ce ne fece due, questi ragazzi, anche a casa nostra, ce ne fanno tre o quattro, ragazzi. Se giochiamo come il primo tempo contro il Lecce, dove siamo stati pari a zero, il Lecce era praticamente da tutte le parti, il Lecce praticamente era da tutte le parti, se giochiamo così ne prendiamo quattro, ragazzi, e ci possiamo anche scordare l'Europa League. Comunque ragazzi, devo dare un pronostico, devo essere sincero, secondo me se non facciamo minchiate e controlliamo questa partita per bene, sicuramente ce la possiamo fare, ragazzi. Io ci credo fino alla fine, l'Europa League è l'unica cosa per me di questa stagione che possiamo cercare di vincere, quindi ragazzi vado per Juventus 2 PSG 0, per insegnare prima Dusan Vlahovic su calcio di punizione e poi ancora lui, ragazzi, Dusan Vlahovic doppiette, ci sperisce l'Europa League ovviamente con un piccolo aiuto del Benfica, ragazzi, è fattibile, crediamoci ragazzi, nulla è impossibile, specialmente adesso che siamo ancora impossibilità di andare e restare in Europa, ragazzi, crediamoci fino all'ultimo, sacrificare sto pallone, ragazzi, perché è l'ultima volta purtroppo che calceremo almeno questa stagione un pallone marcato Champions League, ragazzi, però crediamoci, perché l'Europa League è ancora fattibile, ragazzi, fino alla fine, sempre sulla Forza Juve, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e ci becchiamo, ragazzi, sempre sulla Forza Juve, ragazzi, sempre e solo Forza Juve, ragazzi, ci becchiamo, ragazzi.